siamo al Goletto di Chedino, l'altra volta abbiamo raccontato le trincee di là, oggi racconteremo tutta la zona che da qua arriva fino al Monte Gera. Se voi potete vedere, sembra di essere ancora, vedete là, una vedetta, vedete luccicare il suo fucile, lo vedete? Sì. Ecco, là, mi sto girando le mani, Molto si probabilmente sta girando anche si lui, sta girando anche lui e molto probabilmente ci sparerà contro in segno di protesta, Fede. Andiamo. Sul lato sinistro del Croce Domini, nonché verso il Monte Gera, le nostre trincee, adesso Fabio vi farà vedere, c'è il mitragliatore più alto per la difesa di Goletto di Chedino. Vedete? Lui è l'uomo mitragliatore, vedete? Qua così, e queste erano le trincee che scendevano e andavano a unirsi a quella che abbiamo già raccontato di Goletto di Chedino. Adesso noi proseguiamo per andare a vedere come si sviluppavano ancora e le ultime trincee che erano state costruite là in fondo, che erano quelle invece della linea blu dei tedeschi, con la sua strada sotto che avevano fatto. Sempre sul nostro costone sinistro della Goletta di Chedino, Omar vi farà vedere questo, che è un'altra trincerina che era fatta a V e serviva per difendere sulle due postazioni, aveva le mitragliatori sia a destra che a sinistra, e davanti a noi c'era non la strada che l'hanno fatta dopo, ma c'era la valle che adesso vi porto a far vedere. C'era la valle che lui doveva bloccare l'ascesa di questa valle qua. Il nemico non doveva passare da questa valle per poter andare verso la Val Camonica. Adesso noi proseguiamo, ti piace? Sì, adesso devo fare una pisciata però. Si può dire nel video? Sì, devi espletare le funzioni biologiche Bravissimo. delle vie. Proseguendo la nostra ascesa, adesso vi devo spiegare un'altra cosa. Qui, come vedete, c'è l'ingresso, però aspetta che devo farglielo fare a Omar perché sennò si vede di merda. Però quel buco qua sotto serviva perché c'era una grotta di ricovero, che poi non era fino a una grotta di ricovero, ma bucava la montagna e usciva qui sotto, qui si vede ancora il suo buco esterno, mentre dove c'è Omar, dai, usiamo Omar come modello, c'era l'altra postazione di mitragliatore che era messa qua ed era su questo cocuzzolo per poter bloccare sempre il nemico per l'avanzata nella valle. Eccoci sulle nostre trincee. Questo, come visto prima, adesso stiamo scendendo in questa piccola goletta qua, che non ha altri mitragliatori, come vedete. Omar vi farà vedere. Poi le trincee seguono, salgono sul crinale, perché veniva al Gaver, dove c'era l'ultimo squilibrio che hanno fatto al Gaver. Perché hanno fatto queste trincee qua? Come vedete, Omar vi farà vedere, vedete la valle? Se il nemico entrava in questa valle, c'erano 400 metri di trincee, da una parte e dall'altra, che adesso sono tutte frenate purtroppo dall'altra parte, che bloccavano il nemico all'ingresso, se dovevano risalire la Valle Sabbia. Se invece risalivano la Val Camonica, avevamo già fatto vedere le trincee che c'erano là sopra, sopra il Monte Croce Domini, che servivano a sbarrare dall'altra parte. E queste qui sarebbero servite come trincee per far affluire l'esercito verso il Croce Domini. Adesso andiamo a vedere le altre peculiarità. Qui non ci sono grandi manufatti, qua sono tutti praticamente, diciamo, trincee scavate nella roccia, cioè nella roccia nel terreno, che servivano per questo scopo. E dopo noi andremo a vedere le trincee della Wehrmacht là sopra, perché c'erano anche loro. Infatti loro, se vedete, guardavano verso Brescia. Proseguiamo. Sì. Oggi però giornata, Fotonica. E prima volta che non prendiamo la nebbia qua, ti rendi conto? forse anche l'acqua. Forse non mi sento più coglione. Sì. Dalle trincee si vede la bellezza della natura e noi adesso proseguiamo il nostro cammino nelle nostre bellissime trincee. Siamo all'ultimo pezzo del primo livello della difesa della valle del Goletto. Qua sopra, come vedete, le trincee si snodano e scendono. Qua dietro di noi Omar vi farà vedere, c'erano le trincee, i camminamenti che uscivano, perché qua sotto in quei due pianori qua c'erano le baracche di ricovero, cioè i posti di ricovero per i nostri soldati qua dietro. E questo era il primo livello
quelle montagnette qua davanti, fino giù al passo, e arrivava fino qua. Poi c'erano delle opere che dovevano unire fino alla vetta, che dovevano essere fatte a inizi, a metà del 19, ma la guerra è finita e queste opere non sono state fatte. Adesso andremo al secondo livello, cresta su in vetta, e poi andremo a vedere le edifici della Wehrmacht. Come ti sembra? Silenziosa. Bene. Ecco, se volete venire al Croce Domini, venite in questo periodo. Top player. Top player. Sperando che il formaggio là ce lo dia ancora al tagliere, il cappellone. Siamo al secondo livello della nostra difesa. Qui bisogna parlare, come per il monte Croce Domini che abbiamo fatto il video vecchio, bisogna parlare di due difese diverse. Qui, Omar vi farà vedere, c'erano le trincee qua che bloccavano l'accesso della valle. Vedete qua sotto? Ci vedono ancora. C'erano le trincee che sono sulla valle. Però, dove sono io adesso, c'era una postazione preparata per l'artiglieria, perché si sfondavano qui i nostri nemici. Dove c'ero io adesso, c'era sto piazzola che serviva per contrastare l'invasione che vi faremo vedere dalla vetta. Adesso, dove finiva il vecchio Skilif, vi faremo vedere dove dovevano sparare i nostri colpi, giusto? Qui era la zona protetta, insomma. Qui era la zona protetta dove c'era l'artiglieria, dove è stata fatta la piazzola, non è mai stato messo un cannone, ma è stata la piazzola. E lì in parte c'erano, se invece il nemico sfondava, l'artiglieria spariva da qua e sarebbe rimasto solo le trincee per la difesa della valle, praticamente. E saliamo verso la nostra vettina. Un altro pezzo di storia che volevo raccontare è questo casotto qua, perché qui arrivava lo skilif più lungo che c'era qua in Gavar, che ci portava qua, dalla valletta là, delle altre piste che scendevano, si incrociava qua e saliva e arrivava qua dove siamo noi. Questo è un altro pezzo di storia della Valsabbia che volevamo aggiungere con queste piste del Gavar, che un giorno parleremo del Gavar, ma adesso andiamo in vetta a questa montagna e all'altra montagna per raccontarvi le altre storie. Ciao a tutti, e siamo nella zona più alta delle nostre difese. Partendo dalla sinistra del goletto di Cadino, là davanti, vi abbiamo fatto vedere tutte le difese per arrivare fino a qua. Per due motivi principali. Il primo, questa trincea che serviva insieme alla sua buca di mitragliatore qua per difendere tutto l'ingresso della valle. E se calcolate che da qua le trincee arrivavano là in fondo, pensate al nemico entrare in questo imbuto come, diciamo, era ben posizionata questa difesa. Ma qui, fondamentalmente, dove c'era Omar, c'era il progetto di fare una difesa antiaerea, perché i caccia, cioè i caccia, parole grosse, gli aeroplanini che avevano i nostri austriaci passavano per bombardare Milano dalla zona del lago d'Itro, ma avevano tracciato anche una rotta che si poteva passare da qua. E allora le difese sopra Croce Domini, ve le abbiamo già parlate delle difese antiaeree là, ma ne doveva nascere una esattamente anche qua sul Monte Gera, per la difesa con la continua evoluzione della aviazione. Però nel 1918, come sappiamo tutti, è finita, anzi tra un giorno finirà la guerra, perché oggi è il 3 novembre. Cioè oggi è finita la guerra, scusatemi, domani firmano l'armistizio, entrerà in vigore l'armistizio. Perciò noi da qua volevamo salutarvi con questa cosa qua, ma soprattutto per farvi vedere questo stupendo panorama. Ma perché questa cosa è strategica? Perché questa qua non difendeva solo questa valle a salire, non difendeva la valle del lago della Vacca, ma difendeva anche la discesa, perché se Omar si seguirà, difendeva anche la discesa verso la Val d'Orizzo, che col Misa di fronte chiudeva anche la discesa verso la Val d'Orizzo, qua sotto. E poco più lontano dalle nostre trincee e la postazione che doveva essere dell'artiglieria, qua si vede il taglio, c'è ancora un bel taglio nella roccia, e qui c'erano posizionate i due baraccamenti, uno qua si vede ancora bene e l'altro là, i due baraccamenti che erano e servivano per la gente, soprattutto per il genio che era qua a fare queste opere. E noi proseguiamo. Dopo avervi spiegato tutta la parte della prima guerra mondiale, là, ora Omar vi farà vedere uno delle difese invece che erano della seconda guerra mondiale.
questa trincea qua, dritta, era una delle trincee che aveva costruito l'esercito tedesco per sbarrare l'arrivo dei caccia alleati. Una è questa e adesso vi porterò a vedere le altre difese. Saluta, in tedesco però. Peculiarità di questa difesa, che essendo sotto il colmo della montagna, l'anticima, della montagna, era difficile da individuare dagli aerei nemici che arrivavano, e quindi forse aveva delle probabilità di salvarsi o di abbattere gli aerei. Fiersen. Dopo la prima postazione di artiglieria antiaerea, la linea Todd, la linea blu, costruì questo camminamento dritto per dritto che era coperto, che serviva a portare alle opere in cima alla montagna. Vedete Omar che la risale. La differenza tra quello della prima e della seconda è che qua nella seconda, nel nostro fronte, usavano trincee dritte, non usavano camminamenti, diciamo, come quelli della prima per spezzettare. E adesso andiamo avanti. Qui c'è la seconda postazione, sempre antiaerea, che serviva per fare gli attacchi e gli agguati ai aerei degli alleati, e noi saliamo verso le difese, quelle più alte. Poi andiamo giù al campus. Oh, va bene. Allora, di fronte a questa magnificenza, la vedete, l'Adamello, il Blumone, tutto quello che potete vedere nel comprensorio del Passo Croce Domini dalla cima del Monte Gera, facciamo l'ultima trincea in vetta al Monte Gera e troviamo il nostro eroe. Adesso cerchiamo di... Nella seconda guerra mondiale i tedeschi, come ho detto, questa è la postazione antiaerea più alta. Perché era costruita qui? È semplice. Vedete le montagne che coprivano l'orizzonte ai caccia e soprattutto era molto nascosta dal promontorio qua, difficile da colpire. Questa qui era l'ultima, era nell'ultima linea di difensiva del lago d'Idro, ed era questa, come vedete qua adesso, coperta con i mitragliatori antiaerei che serviva qui. Ma durante la Grande Guerra qua è la chicca che svegliamo oggi io e Omar. Abbiamo fatto quella della seconda perché... Fermo un attimo. Ta 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 ta! Ecco, qui durante la Grande Guerra, come Omar mi ha fatto vedere, e soprattutto mi fa vedere qua, questo posto qua era il posto ideale per mettere uno specchio e per poter, quando saltavano le trasmissioni, mettere questo specchio per poter comunicare con le varie montagne in caso di blackout, per poter riorganizzare tutte le difese, perché come spiegato prima qua sotto c'erano tutte le difese della valle della prima guerra mondiale e qua su tutte queste montagne c'erano le altre difese fino al passo del Maniva, non continue perché stavano finendo la linea, erano fatte spezzettate, tipo la cima Croce Domini, tipo Crapa di Vaia, io lo chiamo Crapa di Vaia, la montagna, tipo 720 fino al Maniva, a Uccia, e allora qui si vedevano tutte le montagne, si poteva comunicare con fino alla Val d'Orizzo, ma anche sulla parte del Breolane, Cornelle, si poteva comunicare col Blumone, col Titasecchi, zona Titasecchi, perché c'era sulla caserma, non c'era il vecchio rifugio Secchi, quello che conosciamo tutti adesso, ma più alto c'era un altro rifugio che era stato requisito dall'esercito, che serviva come base per l'esercito italiano, e si poteva comunicare direttamente da qua, perché resta là sopra. Ma potevamo comunicare anche con l'Adamello? No, visto, con l'Adamello no. Che, visto che è quello là. Però, quello là con la neve è l'Adamello. Diciamo che da qui potevi comunicare con Val d'Orizzo, Val d'Orizzo che ottico. Val d'Orizzo è quello là. Sì, là sotto. Con questo specchio ottico riuscivi a comunicare. No, devo essere onesto, non so se è stato utilizzato, ma so che è stato impiantato. Un saluto a tutti da questo bellissimo posto del Monte Gera. Spero che il nostro viaggio tra prima e seconda guerra vi sia piaciuto. E adesso, non so, metteremo un'altra di queste montagne qua, ragazzo. O se no metteremo limone, o metteremo, non lo so che video metteremo. Comunque, seguiteci, giusto? Sì, al Passo Croce Domini, adesso, perché è l'ultimo giorno che è adesso aperto. Adesso Passo Croce Domini, ultimo giorno si va a mangiare il formaggio. Ecco, vi ricordiamo che dal 4 novembre chiusa. Il passo dalla parte del Maniva e del Gaver è chiuso. Si può salire. Se questo video lo postiamo come gli altri dopo 6 mesi? È chiuso lo stesso. Ah, no.